mi rivolto sospirando. Passo le notti intere senza sonno e li pigrizzito io contemplando. Li passo di la notte sino al giorno. Non c'è formaggio come il nostro, io dissi. Allora, uno di quei siciliani, il più piccolo e soave, insieme il più scuro in faccia e il più bruciato dal vento, mi chiese: «Ma siete siciliano voi?» «Perché no?» io risposi. L'uomo si strinse nelle spalle e non disse altro. Aveva una specie di bambina seduta su un sacco ai piedi e si chinò su di lei. E uscì di tasca una gran mano rossa e la toccò come carezzandola, insieme aggiustandole lo scialle perché non avesse freddo. Da qualcosa di quel gesto io vidi che la bambina non era sua figlia, ma sua moglie. E intanto Messina si avvicinava. «Un siciliano non mangia mai la mattina», e gli disse d'un tratto. Soggiunse: «Siete americano voi?» Parlava con disperazione, eppure con soavità. Le ultime tre parole disse eccitato, in tono di stridula tensione, come se gli fosse in qualche modo necessario, per la pace dell'anima, sapermi americano. «Sì», dissi io, vedendo questo, «americano sono, da 15 anni». Non appena alzò gli occhi a guardare il chiacchiero che gli era entrato nella stanza, il giudice D'Andrea ebbe uno scatto violentissimo. «Ma fatemi il piacere, che storie sono queste? Vergognatevi!» Il chiacchiero si era combinato una faccia da iettatore che era una meraviglia a vedere. Si era lasciata crescere sulle gote gialle una barbaccia ispida e cespugliuta, si era insellato sul naso un paio di grossi occhiali neri cerchiati d'osso che gli davano l'aspetto d'un barbagianni. Aveva poi indossato un abito sorcigno che gli sgonfiava da tutte le parti. Allo scatto del giudice non si scompose, digrignò i denti gialli e disse: «Lei dunque non ci crede? Ma fatemi il piacere, non facciamo scherzi, caro chiacchiero, o siete impazzito? Via, via, sedete qua, là. Vi ho mandato a chiamare per il vostro bene». Il chiacchiero sedette e, facendo rotolare con le mani sulle cosce la canna d'India a modo un matterello, si mise a tentennare il capo. «Per il mio bene, eh? Ah, lei si figura di fare il mio bene, signor giudice, dicendo di non credere alla iettatura. Volete che vi dica che ci credo? Allora vi dirò che ci credo, va bene? No, signore! Lei deve crederci sul serio, non solo, ma deve dimostrarlo istruendo il processo». «Questo sarà un po' difficile», sorrise mestamente il D'Andrea. «Allora me ne vado». «Ma via, sedete! Vi ho detto di non fare storie». «Io storie? Non mi ci menti, eh? O ne farà una tale esperienza? Si tocchi, si tocchi! Ma io non mi tocco niente! Si tocchi, le dico! Sono terribile, sa? Basta, chiacchiero! Oh, non mi seccate! Sedete e vediamo di intenderci. Oh. Vi ho fatto chiamare per dimostrarvi che siete in contraddizione». «No, signore», ribatté il chiacchiero. «Pare a lei, signor giudice». «Come no? Da una parte accusate come diffamatori, due perché vi credono iettatore. E ora qua vi presentate a me parato così in veste di iettatore e pretendete anzi che io creda alla vostra iettatura». «Sì, signore, perfettamente». «E non pare anche a voi che ci sia contraddizione?» «Mi pare, signor giudice, un'altra cosa, che lei non capisce niente». Il D'Andrea lo guardò un pezzo imbalordito. «Dite pure, caro chiacchia, dite. Forse è una verità sacrosanta quella che vi è scappata dalla bocca, ma abbiate la bontà di spiegarmi perché non capisco niente». «Sì, signore, eccomi qua. Non solo le farò vedere che lei non capisce niente, ma anche che lei è un mio mortale nemico. Lei, sì, signore, lei. Lei che crede di fare il mio bene. Sa o non sa che i due imputati hanno chiesto il patrocinio dell'avvocato Baracca? Ebbene, all'avvocato Baracca, io, Rosario Chiacchiero, io stesso sono andato a fornire le prove del fatto. Cioè che non solo
Io m'ero accorto da più di un anno che tutti vedendomi passare facevano le corna e altri scongiuri più o meno puliti. Ma anche le prove, signor giudice, prove documentate, su cui è edificata incrollabilmente, incrollabilmente, la mia fama di jettatore. Voi, dal baracca, sì signore, io. Ma come? Per rendere più sicura l'assoluzione di quei giovanotti? E perché allora li avete querelati? Ma in questa domanda, appunto, è la prova, signor giudice, che lei non capisce niente. Io li ho querelati perché voglio il riconoscimento ufficiale della mia potenza. Non capisce ancora? Voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza terribile, che è ormai l'unico mio capitale, signor giudice. Il giudice D'Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani commosso e ripeté: povero caro chiacchiero mio, povero chiacchiero, bel capitale. E che te ne fai? Che me ne faccio? Lei, per esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica un po', non ha dovuto prendere la laurea? E la laurea, sì. Ebbene, voglio anch'io la mia patente, signor giudice. La patente di jettatore, col bollo. Con tanto di bollo legale, jettatore, patentato dal Regio Tribunale. Le parlo poco? La patente sarà la mia professione. Io sono stato assassinato, signor giudice. Sono un povero padre di famiglia, lavoravo onestamente. Mi hanno cacciato via e buttato in mezzo a una strada perché jettatore. In mezzo a una strada con la moglie paralitica da 3 anni in un fondo di letto e con 2 ragazze che, se lei le vede, signor giudice, le strappano il cuore dalla pena che le fanno. Belline tutte e due, ma nessuno vorrà più saperne. Perché figlie mie, capisci? E lo sa di che campiamo adesso tutti e quattro? Del pane che si leva di bocca il mio figliolo, che ha pure la sua famiglia e 3 bambini. E le pare che possa fare ancora a lungo, povero figlio mio, questo sacrificio per me? Oh, signor giudice, non mi resta altro che di mettermi a fare la professione di jettatore. Ma che ci guadagnerete? Che ci guadagnerò? Ora glielo spiego. Intanto vi vede, mi sono combinato con questo vestito, questa barba, questi occhiali, faccio spavento. Appena lei mi fa ottenere la patente, entro in campo. Mi metterò a ronzare come un moscone attorno a tutte le fabbriche. Andrò a impostarmi ora davanti a una bottega, ora davanti a un'altra. Là c'è un gioielliere? Davanti alla vetrina di quel gioielliere mi pianto lì e mi metto a squadrare la gente così. E chi vuole che entri più a comprare in quella bottega una gioia o a guardare a quella vetrina? Verrà fuori il padrone e mi metterà in mano 3-5 lire per farmi scostare e impostare da sentinella davanti alla bottega del suo rivale, capisce? Sarà una specie di tassa che io d'ora in poi mi metterò a esigere. La tassa dell'ignoranza, disse il giudice. Dell'ignoranza? Ma no, no, caro lei. La tassa della salute. Perché ho accumulato tanta bile e tanto odio io contro tutta questa schifosa umanità che veramente credo, signor giudice, d'avere qua, in questi occhi, la potenza di far crollare dalle fondamenta un'intera città. Si tocchi per Dio, non vede? Lei è rimasto come una statua di sale. Si alzi via e si metta a istruire questo processo che farà epoca, in modo che i 2 imputati siano assolti per l'inesistenza di reato. Questo vorrà dire per me il riconoscimento ufficiale della mia professione di jettatore. La patente, chiese mestamente D'Andrea. La patente. Sì, signore. Il bigliettaio chiuse lo sportello, l'autobus si mosse con un rumore di sfasciume. L'ultima occhiata che il bigliettaio girò sulla piazza colse l'uomo vestito di scuro che veniva correndo. Il bigliettaio disse all'autista «Un momento!» e aprì lo sportello mentre l'autobus ancora si muoveva. Si sentirono 2 colpi squarciati. L'uomo vestito di scuro, che stava per saltare sul predellino,
restò per un attimo sospeso, come tirato su per i capelli da una mano invisibile. Gli cadde la cartella di mano e sulla cartella lentamente si afflosciò. Vennero i carabinieri, il maresciallo nero di barba e di sonno. L'apparire dei carabinieri squillò come un allarme nel letargo dei viaggiatori. E dietro al bigliettaio, dall'altro sportello che l'autista aveva lasciato aperto, cominciarono a scendere, in aperta indolenza, voltandosi indietro, come a cercare la distanza giusta per ammirare i campanili, si allontanavano verso i margini della piazza e dopo un ultimo sguardo svicolavano. Di quella lenta raggiera di fuga il maresciallo e i carabinieri non si accorgevano. Quando la piazza fu vuota, vuoto era anche l'autobus. Solo l'autista e il bigliettaio restavano. «E che?» domandò il maresciallo all'autista. «Non viaggiava nessuno oggi!» «Qualcuno c'era!» rispose l'autista con faccia smemorata. «Qualcuno», disse il maresciallo, «vuol dire 4, 5, 6 persone. Io non ho mai visto questo autobus partire che ci fosse un solo posto vuoto». «Non so», disse l'autista tutto spremuto nello sforzo di ricordare. «Non so, qualcuno, dico così per dire, certo non erano 5 o 6, erano di più. Forse l'autobus era pieno. Io non guardo mai la gente che c'è, mi infilo al mio posto e via, solo la strada guardo, mi pagano per guardare la strada». Il maresciallo si fassò sulla faccia una mano stirata dai nervi. «Ho capito, tu guardi solo la strada, ma tu», e si voltò inferocito verso il bigliettaio, «tu stacchi i biglietti, prendi i soldi, dai il resto, conti le persone, le guardi in faccia. E se non vuoi che te ne faccia ricordare in camera di sicurezza, devi dirmi subito chi c'era sull'autobus. Almeno 10 nomi devi farmeli. Da 3 anni che fai questa linea, da 3 anni ti vedo ogni sera al Caffè Italia. Il paese lo conosci meglio di me». «Meglio di lei, il paese non può conoscerlo nessuno», disse il bigliettaio sorridendo come a schermirsi da un complimento. «E va bene, prima io e poi tu. Ma io sull'autobus non c'ero. Che ricorderei uno per uno i viaggiatori che c'erano, dunque tocca a te. Almeno 10 nomi devi nominarmeli». «Non mi ricordo», disse il bigliettaio, «sull'anima di mia madre, non mi ricordo. In questo momento di niente mi ricordo. Mi pare che sto sognando». «Ti sveglio, io ti sveglio, con un paio d'anni di galera ti sveglio». Ma si interruppe per andare incontro al pretore che veniva. E mentre il pretore riferiva sull'identità del morto e la fuga dei viaggiatori, guardando l'autobus ebbe il senso che qualcosa stesse fuori posto o mancasse. «Il pannellaro!» disse il carabiniere esposito. «Per Dio, il pannellaro!» esultò il maresciallo e pensò delle scuole patrie, non lo danno al primo venuto il diploma di ragioniere. Un carabiniere fu mandato di corsa ad acchiappare il pannellaro. Sapeva dove trovarlo, che di solito dopo la partenza del primo autobus andava a vendere le panelle nell'atrio della scuola elementare. 10 minuti dopo il maresciallo aveva davanti il venditore di panelle, la faccia di un uomo sorpreso nel sonno più innocente. «C'era?» domandò il maresciallo al bigliettaio indicando il pannellaro. «C'era», disse il bigliettaio guardandosi una scarpa. «Dunque», disse con paterna dolcezza il maresciallo, «tu stamattina, come al solito, sei venuto a vendere panelle qui. Il primo autobus per Palermo, come al solito. Ho la licenza», disse il pannellaro. Lo so e non me ne importa della licenza. Voglio sapere una cosa sola. Me la dici e ti lascio subito andare a vendere le panelle ai ragazzi. Chi ha sparato?» «Perché?» domandò il pannellaro meravigliato e curioso. «Hanno sparato!» «Il sonno, caro Chevalet, il sonno è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. E sia detto tra noi, ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagagliaio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente.
La nostra sensualità e desiderio di oblio, le schioppettate, le coltellate nostre, desiderio di morte. Desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte, la nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorso nero, di cannella. Ma mi sono spiegato male, ho detto i siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, l'ambiente, il clima, il paesaggio. Queste sono le forze che insieme, forse più che le dominazioni estranee, hanno formato l'animo. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza, la sciva e l'asprezza dannata. Questo paese che a poche miglia di distanza all'inferno, attorno al Randazzo, e la bellezza della baia di Taormina. Questo clima che ci infligge 6 mesi di febbre a 40 gradi, li conti, Chevalier, li conti. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. 6 volte 30 giorni di sole, a strapiombo sulle teste. In ognuno di quei mesi, se un siciliano lavorasse sul serio, spenderebbe l'energia che dovrebbe essere sufficiente per 3. E poi l'acqua che non c'è o che bisogna trasportare da tanto lontano, che ogni sua goccia è pagata da una goccia di sudore. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, questi monumenti anche del passato, magnifici ma incomprensibili perché non edificati da noi, e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti. Tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi. Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro. Lei è un gentiluomo, Chevalier, e stimo una fortuna averla conosciuta. Lei ha ragione in tutto, si è sbagliato soltanto quando ha detto «I siciliani vorranno migliorare». Le racconterò un aneddoto personale. 2 o 3 giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo, mi furono presentati alcuni ufficiali di marina inglesi in servizio su quelle navi che stavano in rada per rendersi conto degli avvenimenti. Essi sapevano che io posseggo una casa di fronte al mare, con sul tetto una terrazza dalla quale si scorge la cerchia dei monti intorno alla città. Mi chiesero di visitare la casa, di venire a guardare quel panorama. Vennero e li accompagnai lassù, in cima. Rimasero estasiati dal panorama, dalla irruenza della luce. Confessarono però che erano stati pietrificati, osservando lo squallore, il sudiciume delle strade di accesso. Non spiegai loro che una cosa era derivata dall'altra, come ho tentato di fare con lei. Uno di loro poi mi chiese che cosa veramente venissero a fare qui in Sicilia quei volontari italiani. «Vengono a insegnarci le buone creanze», dissi loro in inglese. «Ma non lo potranno fare, perché noi siamo dei». Credo che non comprendessero, ma risero e se ne andarono. Così rispondo anche a lei, caro Chevalier. I siciliani non vorranno mai migliorare, per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza e rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. Calpestati da decine di popoli differenti, essi credono di avere un passato imperiale che dà loro diritto a funerali sontuosi. Crede davvero lei, Chevalier, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti imani musulmani, quanti cavalieri di Re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni angioini hanno concepito la stessa bella follia. E quanti viceré spagnoli. La Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni. Perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, onesta, se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta in una parola?
Non posso piangere. Callocchi mei su sicchi e lume cori come un malatone. La vita m'ha ridussi asciutto e mazziato come una carrettata di bricciali. Non sogno poeta. Odio l'orusignolo e i cicali, lo vinticeggio che accarezza le erbi e le foglie che cadono cullali. Amo li fortunati, li venti che scamminano i negghi ed annettano l'aria e lo cielo. Non sono poeta, ma nemmeno un insipido pesce d'acqua dolce. Sono un pesce selvatico, abituato ai mari profondi. Non sono poeta, se poesia significa la luna che pende e impallidisce le facce dei fidanzati. La mezzaluna mi piace quando splende dentro il bianco dell'occhio del bue. Non sono poeta, ma se è poesia affondare le mani nel cuore degli uomini che soffrono per spremerne il pianto e lo sconforto. Ma se è poesia sciogliere il cappio agli impiccati, aprire gli occhi ai ciechi, dare l'udito ai sordi, rompere catene, lacci e nodi. Ma se è poesia chiamare nelle tane, nelle grotte, chi mangia poco e veleno inghiotte, chiamare gli zappatori curvati sulla terra che succhia sangue e sudore e strappare dal fondo delle zolfare la carne cristiana che cuoce nell'inferno. Ma se è poesia volere 1000, 100.000 fazzoletti bianchi per asciugare occhi gonfi di pianto, volere letti morbidi e cuscini di seta per le ossa storcigliate di chi lavora, e volere la terra, un tappeto di foglie e fiori che rinfreschi lungo il cammino i piedi nudi dei poveri. Datemi una luce potenti, picchi mi sento, poeta! Datemi uno stendardo di fuoco e mi seguono gli schiavi della terra! Nasce umana di voce e di canzoni, i panni all'aria, i panni all'aria, inzuppati di chianto e di sangue. Passo le notti interi senza sonno.